Il centro studi Guido D'Orso sceglie il Castello di Gesualdo quale sede per la 2 giorni di Summer School sul tema Globalizzazione e sviluppo sostenibile, iniziativa rivolta ai giovani che hanno partecipato alle precedenti edizioni del corso Parliamo del vostro futuro e quindi ad alcuni tra i migliori studenti irpini, futura classe dirigente. Un'occasione per confrontarsi con esponenti del mondo scientifico su tematiche di attualità quali democrazia, capitalismo, geopolitica, lavoro, globalizzazione, sostenibilità, sviluppo, turismo, ma anche spopolamento e desertificazione. Analizzare gli aspetti positivi e gli aspetti meno positivi rispetto al tema della globalizzazione con una possibile via d'uscita, la giusta direzione, ovvero quella dello sviluppo sostenibile, che soprattutto per il Mezzogiorno può rappresentare per il prossimo decennio, ecco, un asset importante per lo sviluppo dell'area interna. Lo spopolamento, una piaga grave per molti paesi dell'Irpinia, cosa fare, cosa dovrebbe fare il governo, cosa possiamo fare noi? Oggi abbiamo parlato, tra le altre cose, il professor Petrillo ci ha parlato della nuova economia, di come sostanzialmente cambiare l'economia tradizionale, come puntare su un'economia ecosostenibile. Ecco, l'economia ecosostenibile dovrebbe essere un po' la guida per trasformare questi territori. Costruire opportunità compatibili con l'ambiente significa sostanzialmente direttamente contribuire a ripopolare le nostre zone. Sviluppo sostenibile, globalizzazione, una bella classe, giovani interessati e preparati, però lei ha notato una certa sfiducia nel futuro e anche un po' nelle possibilità di questa terra. Sì, ho ricevuto domande molto interessanti, notando però un certo pessimismo, e invece io sono convinto che le persone che vivono in questi territori hanno tutte le potenzialità per trasformare questi territori sfruttando positivamente quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questi territori, molto più di altri, hanno la possibilità di investire, grazie alla creatività delle persone che vivono in queste terre, sull'economia circolare, sul turismo sostenibile e sulla legalità.